Salve a tutti! Ciao! Oggi è il mio compleanno e ho deciso di regalarmi 1300 euro di robot. Quindi, che unboxing brutto sia! Andiamo? Vai! Ok, cominciamo! Allora, sono robot, però diciamo che le magliette che stiamo indossando già parlano chiaro. Questa è degli... Buoni. Dei buoni, come si chiamano? Come si chiamano i buoni? Ah? 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 Vabbè, autorobot, ieri avevi detto, ieri? Ambrogio. Ambrogio. Come quello di Ferrero, no? Come quello di Ferrero, che non so che c'entra, però l'associazione è sempre con qualcosa da mangiare. Quindi autorobot, in italiano Autobot nel doppiaggio generale. Questi invece sono i? Cattivo. I cattivi, brava. Che si chiamano? B. B, no, D, D. B. Demon. Si chiama, ma questo è difficile. Destructor nel nostro doppiaggio, Decepticons nel doppiaggio originale. Quindi qui dentro ci sono circa 1300 euro di Transformer. Devo ringraziare intanto Matteo Togni di Django, che mi ha dato una mano anche a trovarne la grande parte di questi. Se volete comprare da Jungle, potete comprare in tutto il mondo. Tra l'altro penso che le spedizioni siano ripartite a prezzi umani. Va bene, vogliamo cominciare? Allora, oggi è vero che è brutto l'unboxing, però questa roba qua vale un po', va bene? Quindi forse è meglio usare questo qua. Cominciamo da questo più grande, ok? Questo è enorme. Tra l'altro, ecco, questo ve lo faccio vedere subito. Cioè, dopo si fa... Questo qua me l'hanno spedito da Giappone e hanno usato una scatola, un cartone della Coca Zero, sì. Mi raccomando, non tanto a fondo, anzi guarda. Dai. Ti stai preoccupando. Sto preoccupando, sì. Piano, piano, che me... ma eravamo proprio a filo, tra l'altro, Il primo che viene fuori. Starscream version, questo vedi che si apre male, questi sono tutti usati, tra l'altro. L'MP52 Astrum nel nostro doppiaggio. Questo è Aronide. Il pompiere. Sì, vedi? Dicio? Questo è cosa? Questo è quel vero pompiere. Della Nissan, esattamente. Quindi? Come Commander, perché per lei Commander Optimus Prime è una macchina dei Vigili del Fuoco. Intanto scusate, qui c'è un caldo spaventoso in questa casa, nel frattempo che abbiamo spento tutto. Ti piace questo qua? Guardate belli che sono questo. Passiamo avanti. Questo è oritorio. Wheeljack, sì, questa qui è la saetta nel nostro doppiaggio, la Lancia Stratos con... i colori storici di quando correva il rally negli anni 70 dell'Alitalia. Questo abbiamo, questo è Trax, non Stingers, è una Stinger. Questa qua è la versione blu che si chiama Trax. Sono tutti masterpiece questi qua, tutti masterpiece. Lamborghini, questo qua è Sunstreaker, nel nostro doppiaggio Lince. Mi sbaglio sempre con Saetta. Saetta è sempre una Lamborghini, sempre una Countach, però rossa. Il primo Transformer in assoluto che ho comprato, che mi hanno comprato nel 1985, è stato proprio Saetta. Ed è il primo che ho ricomprato adesso. Wheeljack. Qual è? Vero. Oh, questo? Piano, qui c'è anche il Rio Sciuscio. Allora, questo qua, questo è uno di quelli che ho sempre voluto quando ero piccolo. Ovviamente questi sono tutti nuovi, non sono vecchi, non sono quelli usciti quasi 40 anni fa. Questo è il capo dei Destructor, che è? Come si chiama? Il capo dei Destructor? Comanda. No, Commander, no. Dai, c'è scritto, dai, come si chiama? Megatron. Vedi? 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 Vedi che è diverso, questo qui è diverso, non sono uguali i simboli. Questi sono cattivi. Questi sono i cattivi. Però più puliti, no? Che vuol dire? Più pulito come... Ah, come logo. La faccia, no? Come Lord Fenner, come Armani. Questo no? È un po' distretto poi. No, ma questo qui perché è la cosa così, non è, cioè, questo qui è lo stile della maglietta, no? È come, ti ripeto, come Lord Fenner, Darth Vader, no? Tutto vestito di nero, sembra vestito da Armani. Facciamo così, questo si apre bene così. Grimlock, il capo dei Dino Robot, Interessante questo qua, No? Interessantissimo. Ti pare? Interessantissimo, questo qua, vedete? Fantastico, eccezionale. Questo ce l'avevo quando ero piccolo, non questo ovviamente, ma... Eccezionale. Questo è uno di quelli che costa di più. Insieme, anzi, quanto costa? No, questo qui costa poco più di 100. Sono usati, però l'MP52, il primo, quello che ho fatto vedere all'inizio, costa 250 euro. Allora, questo è uno dei primi Transformer che mi hanno comprato quando ero piccolo.
Delta Magnus, con colorazione del Diaclone, che questo qui è uno di quelli, come dire, con la colorazione più antica di tutti quanti. Andiamo avanti con questo. Questo ancora lo devo aprire. Questo, vedete, è uno di questi che è stato arrivato da Jungle. Vuoi fare te? Vuoi avere l'onore te? Questi sono belli, tra l'altro, lo so chi c'è qui dentro io, eh. Sono i miei due Transformer preferiti, quasi. Mi ha detto attenzione, non per me, ma per non far male al prodotto. Destron Laser Wave, fantastico questo qua. Questo qui è uno dei miei preferiti, anche questo. Ti piace questo qua? Ah, bel colore. Come Evangelion, no? Come Evangelion, no? È imparato, grande. E poi no? Questo qua è uno dei miei preferiti di sempre. Quando ero piccolo lo volevo. Questo è quello come Lego, no? Come Lego? Commander è il Lego. Questo è Soundwave. Quello è un camion, colore, questo è un registratore. Uno è rosso e uno è blu. Ma vabbè. Brava, senti la tua figliola di 7 anni neanche. No. Passiamo avanti, andiamo, questi sempre da Jungle. Era rosso. Apro io questo, va bene? Abbiamo Bumblebee, il maggiolino, fantastico, nella versione G2 cavallino questo è della Volkswagen, vedi, bellino, eh? E poi abbiamo questo, anche questo mi piace un sacco. Questa vedi, è sempre una Nissan, questa è Prolo, una macchina della polizia. Ti piace? Questa è di Nissan, eh? Vedi? Eccezionale. Andiamo poi all'ultimo. No, è l'ultimo. Sì, l'ultimo, ma non per importanza. Questo è un cartone della Coca-Cola, me l'hanno spedito così, non Jungle, me l'ha spedito un privato. Questo si apre in questo modo. Attenzione. Adesso facciamo il confronto tra quello che hai detto te prima, ok? Con voi, eccolo qua, Commander o Optimus Prime. Allora, guardate questo qua, questo è il capo degli Autorobot. E secondo Yuri... Ma così si vede che non è pompiere, no? Questi due sono uguali. Secondo lei sono uguali. Matteo, guarda. Uguali, proprio, i soliti proprio. E poi vediamo, anche lui aveva... Le gambe blu. Allora sì, anche tutti abbiamo le gambe uguali, anche noi umani. Adesso li abbiamo tirati fuori tutti quanti. E ora ve li facciamo vedere, eh? E poi mi dici qual è il tuo preferito. Tirare fuori il primo Trax, eccolo qua. Poi li rimettiamo dentro. Chi sono? Questi sono i loro personaggi che poi c'è, tipo Spike quando c'è il maggiolino, tutti i vari personaggi dei Transformers che sono. Intanto poi li mettiamo qui sopra, guarda. Poi per c'è non anche perdere. C'è anche non lo perdo. Soundstreaker, scusate, Lince, ma questo. Questo è di una bellezza proprio allucinante, guarda, proprio eccezionale, eh? Ti piace? Bene. Non capisco niente come funziona. Allora, tu vuoi aprire quello lì adesso? So, vai so, con Maggiolino. So. Queste qua sono opere d'arte praticamente, a livello ingegneristico, e quindi ve le facciamo vedere così come sono. Quelli che sono macchine rimangono macchine, quelli che sono robot rimangono robot, perché sennò ci stiamo tutto il giorno qui. Bumblebee, versione 2. Bellino che è, guarda qui, eccezionale. Andiamo avanti con Wheeljack. Saetta. Mamma mia, che roba, mamma mia. Questo è anche uno dei preferiti del Doc Manhattan. Prowl, questa è una Nissan, ma questa è eccezionale, è proprio bello. Guardate sotto come ingegneristicamente è eccezionale, veramente. Incredibile. Mi fai paura, guarda. Ironhide, questo è uno dei miei preferiti. È bellissimo, Ironhide. Mamma mia. Era per mettere tutti gli accessori questo qua. Madonna, ragazzi. Starscream. Cioè, che gli vuoi dire una roba del genere? Non si apre lo sportello. Si trasforma il robot, ma non è come che tu apri come vuoi. Sì, vai. Andiamo. Mi piace verso il paviotto. Questo è uno dei masterpiece più belli, è uno degli ultimi che è uscito. Se volete vedere un giorno la trasformazione passo passo, ve la farò vedere, ma in questo video è impossibile farlo perché è troppo complicato. Ti stai preoccupando? Questo è uno, guarda questo qui, questa è una pistola. Ecco, perfetto, a posto. A posto, grazie amico. A pistola o no? È una pistola.
non si lo dice. Mamma mia, ragazzi, guarda qua che roba Laserway. Tra l'altro, quello che avevo io quando ero piccolo con le pile si illuminava tutto. Forse anche questo, no, ma per questo no. Lo mettiamo qui la pistola. Questo diventa pistola, eh? Pistola. Questo è un robot che diventa pistola. Ah, sto le foto. Ma oltre a questo diventano tutte macchine, no? Da ora in poi mi sa che sono tutti anche dentro la scatola nella loro forma robotica. Grimlock. Mamma mia, questo è una roba allucinante, cioè. Ma soprattutto quello grande è già dopo. Sì, te l'ho già spiegato. Ho capito ora. Hai capito ora? Mamma mia, guarda che roba. Madonna, che roba. Oh. Madonna, ragazzi, guarda qua. Guarda qua che robotto. Ma che poi questo qui vedete, poi è un bisarca praticamente. Bello, bellissimo. Che bello. Bellissimo, bellissimo. Dai, non puoi dire che sono brutti però. Bellissimo. Mane. Sì, non ci divertire troppo, non sono giocattoli che si fa, eh. Sono giocattoli. No, questi sono delle opere di ingegneria. Allora, questi due li apriamo in fondo, perché sono... Sai che questo è il capo dei Autobot e questo è il capo dei... Dei? Cattivi. Dei cattivi, vabbè. Dei cattivi. Va bene, uguale, a questo punto è cattivi. Soundwave, altrimenti noto nel nostro doppiaggio come Memor. Ah, qui addirittura due. Cioè, questo qua, mamo, te ce l'avevi quando eri piccolo, guarda che roba. Mamma mia. Ma guarda. Ma cavolo, questo grande, bellissimo, bellissimo. Questo sono quasi emozionato. Questa è la cassetta, vedi? Sì. Posso? Sì. Se vuoi contribuire puoi comprarne altre tre, ci sono tre cassette. Ci sono. Attenzione adesso che cominciano ad essere troppi, eh. Sì, è per portare la cassetta. Mamma mia, che questo è bello, eh. Questo è tutto un lavoro limite qua. Dai, gioco. Mamma mia, quanto è bello questo. Commander, che ovviamente c'ha anche il rimorchio. No. Ecco qua, questa è la cosa dei pompieri, come dice io. So. Ma è piccola. Quello delle Lego è gigantesco, certo. Perché piccolo, più piccolo di quello? Perché Ultramagnus, Delta Magnus è più grande. Adesso guarda, ti do l'onore di aprire quello che non ho mai avuto, insieme a Soundwave, perché Laserwave ce l'avevo quando ero piccolo. Hai l'occasione di aprire Megatron. Allora, no, non li facciamo cadere per favore, che se no divorziamo, eh. Ti aiuto io? Boh, già l'ho visto. No, vabbè, dai. Ma no, questo è il più bello in assoluto. Mamma mia. Bello. Guarda qua. Tutti gli accessori per quando lo vuoi trasformare in super pistola. Le altre facce, eccetera, le altre face skin. Bello. Guarda che bellezza che è. Adesso, in conclusione del video, che li mettiamo tutti belli così. Astrum si meriterebbe di essere trasformato, ma questo è il più difficile di tutti. Yuri ci dice qual è il suo preferito in assoluto. Quello? Cioè Bumblebee è il tuo preferito, quello più semplice, quello che costa meno è il tuo preferito. Cosa? È più, questo è 3840 yen, costa 30 euro. Per me non mi importa quanto costa. No, però è il meno complicato di tutti come trasformazione. Qual è? Quello qual è? A me piacciono questi. Vedi? Babbo è questo, è il capo di questi. La mamma è il capo dei Vigili del Fuoco, vedi? Come dice lei. Va bene, grazie a tutti per aver visto questo mega unboxing brutto. Un po' meno brutto del solito, forse, che sei in pratica da fare gli unboxing. Grazie ancora a Matteo Di Giango per avermi dato una mano a trovare praticamente quasi tutti questi qua. Grazie ancora. È il mio compleanno oggi, eh? Però qualcosa di questi non è che ti ho regalato io. Quello lì. Ah, sono? Quello. Non lo sapevo. Quello lì, mi hai regalato quello là. Quello che forse è il più complicato di tutti da montare. Quello lì è bellissimo. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao. Ciao ciao.